Das alles war Stadtgespräch in Rom. Man schwatzte in allen Barbierbuden von der sittlichen Verfaultheit des Senats. Man schwatzte sogar im Senat selber von der Notwendigkeit einer durchgreifenden moralischen Wiedergeburt. Cato, der Jüngere, sah schwarz für die Zukunft der 300 Familien. Er beschloss, etwas für ihren guten Ruf zu tun und erschien als Statthalter von Sardinien in den ihm untergebenen Städten zu Fuß und von einem einzigen Diener begleitet. Dopo aver sentito queste interessantissime spiegazioni su queste grandi opere, qui ci portiamo un pochettino più in margine, proviamo un po' a vedere, o perlomeno a cercare di interpretare come si muovono gli attori che vediamo, che abbiamo sentito che si muovono intorno, in questo caso abbiamo parlato di grandi opere inutili. Opera inutile è il caso di esame, in realtà questo si muove quasi sempre attorno a grande opera pubblica, però quello che come ambientalisti diciamo spesso, una grande opera o è fortemente utile o è fortemente dannosa. E allora cerchiamo un po' di capire perché una grande opera, anche qualora fosse fortemente sconsigliabile, riceve tuttavia un appoggio, un sostegno che è assolutamente immotivato dalla parte di quelli che ne denunciano dei evidenti sprechi, rischi ed altre cose. Il problema è che si crea intorno a questa che un grosso e straordinario prelievo dalle risorse dello Stato, una grande attesa da parte di un'entità di soggetti. Questa attesa è in parte per dei ritorni finanziari, in parte per territori finanziari che però non si esprimono attraverso un movimento di denaro, ma come dei favori futuri, uno scambio di favori che poi verrà in qualche maniera realizzato in maniera economicamente vantaggiosa in vari modi secondo le proprie attività dei vari soggetti. Qui abbiamo messo al centro la grande opera, diciamo il caso studio, la grande opera inutile, avrebbe dei motivi per non essere realizzato, per essere ridimensionata. Tuttavia resta fortemente sostenuta da tutta questa costellazione, grandi quotidiani, grandi banche, partiti, grandi associazioni sindacali o di categoria, oltre che dai grandi consorzi di costruzione, che questi sono diciamo gli unici veramente che avrebbero un interesse obiettivo. Perché questa costellazione? Proviamo a dividere questo insieme di interessi in tre circuiti, ognuno dei quali alimenta un giro che si traduce in un interesse economico. Un interesse economico che però non è, ripeto, non è direttamente un interesse monetario, un passaggio di contante, come si dice, un passaggio di risorse monetarie. Può essere un passaggio di favori, ma questo passaggio di favori ha il prezzo di una carta moneta, per dirlo proprio così in termini brutali. Allora, il primo circuito è questo. Partiamo dalle grandi banche, che sono poi il fulcro del sistema, perché lo Stato in realtà non ha le risorse per fare queste grandi opere, non ha un cassetto da cui prendere, perché le risorse dello Stato vanno normalmente nella gestione ordinaria. Allora preleva dalle banche o attraverso le banche commercializza i debiti che contrae per fare la grande opera. Quindi le grandi banche nazionali sono estremamente interessate a questa operazione di intermediazione finanziaria. Però qui si verifica tra le grandi banche e i grandi quotidiani uno strano rapporto. I grandi quotidiani nazionali, la grande stampa, è un'impresa, e diciamo che nel grande quotidiano c'è la parte di impresa e la parte di giornalismo, ma la parte di impresa, quella che deve far vivere la società che ha la gestione, ha la proprietà del quotidiano, deve realizzare profitti. Questi profitti servono sia ad avere un giornale sempre più performante, sempre più diffuso, sia ad avere dei risultati economici tali che l'azionariato diffuso chieda le azioni in questo giornale e crei quindi un vantaggio per chi lo possiede. Un giornale deve guadagnare come impresa, anche se poi nella pratica possiamo tutti dire che il proprietario del giornale non mette il naso in cosa viene scritto dai quotidiani. Però c'è qualcosa di diverso. È vero che la proprietà di solito si vanta di non mettere il naso in quello che dicono i grandi quotidiani, però il giornale ha bisogno per vivere
di avere dei prestiti, ha bisogno di essere finanziato, avere una liquidità per realizzare le sue opere di innovazioni, le sue opere di allargamento commerciale ed altro, e quindi ha bisogno di credere, di chiedere dei prestiti bancari. Questi prestiti bancari ovviamente hanno un costo, ma sono trattabili. Quindi tra la grande banca e il grande quotidiano c'è un mercato di favori. Io ti aiuto affinché tu, grande banca, abbia modo di vedere l'operazione di questa grande opera e quindi di avere queste intermediazioni finanziarie. Tu una parte di questo favore che ti faccio me lo ritorni sotto un contratto di finanziamento con degli interessi più vantaggiosi, scadenze più vantaggiose. A questo punto si verifica quindi il circuito per cui dai grandi banche nazionali di fatto offrono un mercanteggiamento con i grandi quotidiani, le grandi banche danno ai grandi quotidiani i fidi necessari a svolgere il loro lavoro. Io prima ho parlato di interessi delle società, dei proprietari azionari, ma qui proprio parliamo del quanto viene dato perché serve al lavoro del giornale. Perché lo sappiamo, vendere informazione era e tuttora è sempre più difficile, sempre più costoso e più difficile. I grandi quotidiani a questo punto favoriscono la grande opera, sostengono la grande opera inutile, influenzando l'opinione pubblica sulla sua utilità per contraccambiare le banche. È un contraccambio ovviamente di favore. Qui la banca, questa operazione crea guadagni alla banca con le commissioni su un enorme volume finanziario di obbligazioni con cui lo Stato si indebita per poter finanziare la grande opera inutile. Questo, ripeto, il termine inutile è quello che è stato messo per evidenziare il caso estremo. Possiamo passare al circuito successivo. Il secondo circuito coinvolge sempre attraverso un mercato di favori, ma che poi sono legati alla contrattazione finanziaria, le grandi banche nazionali, sempre la fonte, e i partiti. Perché i partiti e le grandi banche sono così legati attraverso la grande opera, questo triangolo magico? Perché i partiti hanno bisogno di soldi, li incassano con scadenze non così certissime, hanno bisogno in caso di campagne elettorali plurime di avere dei fondi. Il successo di un partito, cioè il legittimo successo di un partito, si sostanzia anche nella disponibilità di fondi necessari a svolgere questa azione che lui si sente di dover avere. Lui, il partito, giustamente sente di dover svolgere questa sua promozione etica politica e ha bisogno di soldi. Ha bisogno di soldi e li deve avere, li può avere solo dalle grandi banche. E li può avere ovviamente con delle condizioni che tengono conto che i tempi di rimborso saranno quelli che saranno possibili, con una certa incertezza, perché un partito può anche fallire, e si è anche visto. Allora, i partiti, i grandi banche danno soldi ai partiti, i partiti decidono la grande opera, anche se inutile, in maniera che le banche possono poi, attraverso la gestione del finanziamento dell'opera, rientrare di questo guadagno e del rischio eccessivo che prendono facendo il primo finanziamento. Ma c'è un terzo circuito che è esclusivamente di favori, almeno nella sostanza non si materializza così immediatamente un vantaggio finanziario per gli attori, ed è quello che unisce i partiti, Confindustria, grandi sindacati, associazioni, categorie. Di solito ci troviamo una partecipazione corale di tutti i tipi di associazioni di imprese, tutti i tipi di associazioni sindacali, tutti a chiedere in coro la grande opera, anche quando non vi sono così immediati gli interessi dei soggetti verso questa grande opera, che ovviamente coinvolge un certo tipo di imprese e una certa fascia di imprese. Allora ci dobbiamo chiedere come mai c'è questa coralità assoluta, compatta, questa solidarietà, anche se la grande opera poi alla fine sottrae risorse allo Stato e di fatto va a danneggiare le stesse associazioni che lì si uniscono al grande coro. Questo succede perché le grandi associazioni sindacali, la Confindustria, di fatto appoggiano l'opera inutile per far favore ai partiti. La grande opera inutile, al di là, ripeto, delle
poche grandi imprese del settore, molto, molto di nicchia, potremmo dire, importantissimo, ma di nicchia in come numero, che realmente costruisce l'opera, allora, aiutando l'opera inutile, fanno sì che i partiti ne abbiano vantaggio, perché i partiti, abbiamo detto, hanno bisogno di risorse liquide, attraverso il circuito che abbiamo illustrato, loro ricevono dalle grandi banche. Quindi questo circuito chiamato B è semplicemente quello che attiva il precedente, che effettivamente produce un vantaggio economico che non è, ripeto, soldi, e avere i soldi quando ti servono, quando sei in difficoltà, quando hai qualcosa da fare. E in questa maniera possiamo capire perché ci sia questo secondo circuito. Cosa succede da questo ultimo circuito? Che i partiti, le Confindustria, i grandi sindacati, aiutando i partiti ad avere i soldi attraverso il circuito, ottengono una riconoscenza. Quando queste associazioni sindacali o di industria avranno da presentare al governo i partiti delle loro istanze, non più per la grande opera che magari in questo caso non gli interessa specificatamente, ma delle cose che sono direttamente dei dipendenti ai loro associati, potranno contare sulla riconoscenza dei partiti. Questo di fatto è uno schema di quanto potrebbe succedere, quello che si dice una tesi. Potremmo parlare anche di un quarto circuito globale, cioè del ruolo esclusivamente dei grandi quotidiani. Allora, a tutti i livelli, esiste ovviamente uno Stato che giustamente occupa tutti i livelli, ma tutto, se vogliamo, si giustifica sull'opinione pubblica. Anche se lo Stato è il massimo referente, anche se la magistratura stessa è il grande referente, l'opinione pubblica ha un potere di influenza e in qualche caso di modifica. Lo stesso dittatore proibisce la libertà di stampa perché teme l'opinione pubblica. Quindi l'opinione pubblica, se vogliamo, già dai tempi di Carlo Magno, non che faceva, prima di mettere tasse, faceva una grande riunione annuale e sentiva i suoi cavalieri, non è una cosa di adesso. L'opinione pubblica è determinante. Cos'è che influisce sull'opinione pubblica? L'informazione. I grandi quotidiani detengono l'informazione, quindi possono influenzare l'opinione pubblica, di conseguenza sono comunque, al di là di quello che è stato illustrato, il principale referente, quello su cui tutti questi altri grandi entità che si muovono in questo gioco fanno pressioni. Faranno pressioni in maniera indiretta le grandi banche, faranno pressioni i partiti, faranno pressione tutte le associazioni economiche di categoria. Alla fine di tutto, i grandi quotidiani gestiscono un potere enorme e di fatto legittimerebbero anche che qualcheduno traducesse questo grande potere che loro hanno, questo grande favore, in altri favori che per loro sono denaro. Vorrei aggiungere una cosa, ricordarla ancora perché qui l'ho scritta. Abbiamo parlato di flussi di denaro e di grande opera inutile. Bisogna ricordare questo, che il flusso di denaro che alimenta tutto il sistema proviene dai debiti a fondo perduto che lo Stato contrae con le banche e i cittadini per finanziare le opere. Noi in realtà poi, anche se noi ininfluenti in questo discorso, non parliamo di un denaro che è nel cassetto, ma di un denaro che viene preso a debito e che incrementa un debito dello Stato che oggi è di 2.200 miliardi di euro e che ogni anno pesa per 70 miliardi di euro sulla vita stessa di tutti i cittadini italiani. E questo è forse un elemento su cui riflettere. Un elemento su cui riflettere per cancellare questa parola inutile dalle grandi opere. Non ci può essere una vera partecipazione se non c'è una informazione corretta, e qui già casca l'asino e avanza. Ora io quindi ripercorrerei un pochino tutta la strada di questa mattina, cominciando dal tema dell'analisi costi-benefici, e qui cadiamo subito in una problematica di comunicazione. Allora, era chiaro quello che diceva
lo studioso finlandese, norvegese. È chiaro che l'analisi costi-benefici la faccia diversamente uno scienziato e un imprenditore. Quando sono andato la prima volta a lavorare negli Stati Uniti, la prima cosa che mi hanno insegnato, che mi è stata utilissima, è il markup. Cioè, quando tu fai l'analisi di un progetto, devi andare a aumentare un po' i costi, a diminuire un po' i vantaggi, in modo poi che quando vai a realizzare la cosa, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, questa è la verità delle verità, in pratica poi ti trovi a realizzare un qualcosa che corrisponda abbastanza alle ipotesi. Ora, mentre lo scienziato, il tecnico diciamo più che lo scienziato, perché lo scienziato è una cosa un po' diversa, forse, il tecnico vero va lì e valuta la quantità di veicoli che percorrono, il rischio idrogeologico, il costo di una determinata attività e dall'altra parte quelli che possono essere vantaggi e benefici in un modo, diciamo così, oggettivo o sedicente oggettivo. Qui c'è tanta difficoltà perché sennò tutti i tecnici dovrebbero dire le stesse cose, invece sappiamo che non è così, ma perché qui già c'è la prima interferenza, la buona fede. Qui prendiamo i tecnici in buona fede, che possono anche pensarla diversamente, ma che sono in buona fede, perché se quelli che sono, come nel caso della mia materia, gli economisti, ampiamente prezzolati dalle banche, eccetera, eccetera, è chiaro che non possiamo poi metterli a confronto per conoscere una qualche verità, perché è impossibile, già partiamo male. Ma l'imprenditore, questo è il punto, nel senso più nobile ed elevato del termine, così mi collego anche al tema che originariamente mi era stato assegnato e che svolgerò in modo diverso, l'imprenditore ha un approccio completamente diverso. Non farebbe mai l'imprenditore, non avrebbe mai potuto fare l'imprenditore se non sottovalutasse i costi, se non sopravvalutasse i benefici di una determinata cosa. Ma perché? Perché il suo obiettivo può essere di due tipi. Se ragiona da imprenditore capitalista, è la realizzazione di un profitto. Se ragiona da imprenditore puro, invece, è la realizzazione di una determinata, di un determinato percorso. Cioè, ha avuto un'idea, un'intuizione di un prodotto, di un nuovo prodotto, di un sistema nuovo, eccetera, eccetera, e lo vuole mettere in pratica. Organizza fattori produttivi, avrà dei costi, avrà dei ricavi, alla fine il profitto diventa un vincolo ma non l'obiettivo, mentre l'altro tipo, il capitalista, ha l'obiettivo del profitto. Che cosa significa questa? È questa la problematica fondamentale, vedremo anche nel caso delle grandi opere. Che quindi noi stiamo ragionando sulla differenza tra un fatturato e un costo totale, intendendo per costo totale non solo il lavoro, il costo del denaro, ma anche tutto ciò che la normativa prevede a salvaguardia dell'ambiente, a salvaguardia dello stesso lavoro, della salute, il costo dei trasporti, eccetera, eccetera. Ora, qual è il punto? Qual è la schizofrenia che dobbiamo cercare di ridurre nei nostri sistemi? Che quando parlo a livello microeconomico, cioè di impresa, io devo minimizzare il costo, quindi possibilmente evitare di rispettare la normativa sull'ambiente, devo pagare il meno possibile il lavoro fino ad arrivare agli assurdi della precarizzazione, devo glissare sui problemi della salute, ne parlava prima, vabbè, uno di voi, e via dicendo. Quando invece passo alla macroeconomia, esattamente il contrario. Queste stesse cose, cioè il lavoro, in termini pratici, la remunerazione del lavoro, la salute, l'ambiente, le infrastrutture, sono tutti invece, diventano obiettivi da massimizzare. Ecco perché siamo schizofrenici, perché a livello di economia pratica, di microeconomia, di impresa, dobbiamo minimizzare certe cose
è la prima, è il primo insegnamento che si dà nelle università. Ma queste stesse cose le dobbiamo massimizzare nella macroeconomia, perché se no non facciamo più. Questa contraddizione la dobbiamo ridurre, perché se non riusciamo a ridurre questa schizofrenia, non riusciamo neanche a governare il sistema. Una volta andava un po' meglio, perché una volta il conflitto fra la microeconomia, cioè gli obiettivi di profitto delle imprese, e la macroeconomia, cioè la crescita del sistema, erano gestiti grazie al governo, allo Stato, il quale interveniva per ridurre questa schizofrenia in qualche modo. Dopodiché, alla fine degli anni 70, per le ragioni appunto che spiego nei miei libri, inizio degli anni 80, si è cambiato completamente e si è detto non che il mercato dovesse essere uno strumento fondamentale di funzionalità dell'economia, ma che il mercato dovesse essere il supremo regolatore della società, quando si sapeva che invece si sa che il mercato è esattamente il contrario. Il mercato è uno sregolatore, il mercato fa vincere il più forte e distrugge il più debole, quello che si diceva prima a livello di darwinismo. Quindi se non c'è un controbilanciamento del mercato, la società non si regge. Negli anni 80, negli anni 90 e tuttora abbiamo pagato in termini di perdita della solidarietà sociale fra paesi e all'interno di ciascun paese sull'altare di questa stronzata, che cioè il mercato potesse gestire la società essendo unico e ultimo regolatore, quando invece il mercato, ripeto, è uno sregolatore, esattamente il contrario. Quindi se l'obiettivo dell'impresa è il profitto, non fa nessuna differenza per l'impresa che io il profitto lo ricavi perché gestisco una grande opera o quello che sia, adesso semplifico, in modo ottimale per la società, oppure che io abbia guadagnato sto mondo e quell'altro facendo una cosa magari incompleta, non finita, eccetera, ma in corso d'opera abbia realizzato quello che è il mio obiettivo, cioè il profitto. Ma scusate, prendetevi il libro il famoso libro di Kenneth Galbraith, L'età dell'incertezza, in cui racconta tutta la storia delle ferrovie, dei Vanderbilt, eccetera, eccetera, negli Stati Uniti d'America. Esattamente questo. I grandi guadagni dei Rockefeller, dei Rothschild, dei Vanderbilt, eccetera, non sono stati fatti nella gestione delle reti ferroviarie, delle poste, delle utilities. Assolutamente no. I guadagni sono stati fatti nella costruzione. Poi nella gestione è stato un disastro, sia pratico, perché si sa quanto le reti ferroviarie americane siano pericolose, siano state, siano in parte ancora oggi con la spending review pericolose, ma invece i guadagni sono stati effettuati diversamente. Quindi in fondo non c'era niente da meravigliarsi nel ragionamento lì dell'economista, dello scienziato norvegese, finlandese, lì quello che è impronunciabile. Quindi la contraddizione poi dove l'abbiamo vista? L'abbiamo vista con la globalizzazione, perché la globalizzazione altro non è se non un sistema in cui viene premiato il produttore peggiore, cioè quello che fa lavorare i bambini, non paga il lavoro, non si preoccupa della salute, non deve tutelare l'ambiente perché non c'è nessuna normativa nel suo paese che lo costringa a fare, viene premiato rispetto a chi invece dovrebbe rispettare questo e questo e quell'altro. Quindi il punto su cui centrare è di capire perché tutto ciò avviene, tutto ciò sta avvenendo, cioè la contraddizione fra micro e macroeconomia, tra quello che vogliamo a livello globale e quello che otteniamo, la mancanza di rispetto della legislazione a tutela di cose di comune civiltà, perché tutelare la salute dei cittadini o l'ambiente nel quale viviamo o i lavoratori o la vita o la riproduzione, stare vicino alle donne, eccetera eccetera, sono tutte cose che dovrebbero essere normali. Ma che cosa ci impedisce? Non abbiamo i soldi. Questo è il punto. Ma è vero che non abbiamo i soldi? Ecco, adesso passiamo alla seconda parte del mio discorso. Vediamo se non abbiamo i soldi.
Allora, prima di tutto, la moneta non è mai scarsa, ma noi dobbiamo innanzitutto distinguere tra moneta e mezzi di pagamento, ovvero mezzi monetari. Sono due cose completamente diverse. La moneta non può essere illimitata, non può essere limitata, così come non c'è un limite per la costruzione delle strade nei chilometri. L'ingegnere non può dire non posso più costruire strade perché ho finito i chilometri. Lo stesso vale per la moneta, mi spiego meglio. La moneta è tanta quanta ce n'è nei beni e nei servizi che produciamo. Chiunque produca qualunque cosa, e dopo vi farò un esempio paradossale, chiunque produca qualunque cosa ha la moneta perché quel prodotto vale X o Y. Poi il mercato, chi lo compra, chi non lo compra, confermerà quel valore perché avrà bisogno di trasformarlo in mezzi di pagamento. E qui il problema è, torniamo al punto fondamentale, all'obiettivo. E dopo nell'esempio si capirà meglio quello che sto cercando di dire. Quindi 0,50 o un euro è implicito in questo oggetto che ho in mano, sta qua. E il limite di questi euro è semplicemente la capacità produttiva di bottigliette di plastica ripiene di acqua potabile. Quindi oggi non c'è un limite, se non nella dotazione fisica, nel bottlenecks, nelle strozzature, nella disponibilità del lavoro. Quindi potremmo semplicisticamente oggi, con le tecnologie di cui l'umanità dispone, che sono molto diverse di quelle di 1000 o di 500 anni fa, perché allora c'era un limite nella producibilità dei beni. Adesso limitiamoci, andiamo a 500 anni fa e limitiamoci ai beni fondamentali che erano il cibo e il vestiario. Quando arrivarono gli ori e gli argenti dalle Americhe e furono monetati, la gente aveva un sacco di soldi e quindi credeva di andare a comprare, ma le capacità produttive e tecnologiche erano limitate al punto tale che si determinò solo una grande inflazione perché non si riusciva a produrre di più in funzione di quella che era la capacità d'acquisto teorica derivante dall'avere monetato tutto quell'oro, tutto quell'argento. Quindi si poteva capire già all'indomani dell'arrivo di quest'oro e argento dalle Americhe nel XVI secolo che la ricchezza non è l'oro, l'argento o i mezzi monetari, ma è la capacità di produrre, di rispondere al bisogno della gente, perché la gente aveva fame, non poteva soddisfare quella fame, credeva perché non aveva i pezzi di moneta da andare a comprare il grano. Quando ha avuto i pezzi di moneta per andare a comprare il grano non c'era. Quella è la crisi economica. Infatti oggi noi parliamo impropriamente di crisi economica. Noi abbiamo una crisi sociale nella distribuzione del reddito, ma le capacità produttive dell'umanità oggi sono più che sufficienti per nutrire tutta la popolazione mondiale. Il problema è che poi ci sono quelli che non hanno soldi e quindi non possono comperarsi nemmeno un pugno di riso per sfamarsi e muoiono di fame. Ma non perché non c'è il riso, non perché non esiste il riso o la capacità di produrre il riso o il grano o quello che ci serve. Allora, i mezzi di pagamento invece possono essere scarsi, è dalla loro scarsità che deriva la ricerca e quindi ecco la differenza tra i due modi di produrre, un modo capitalistico e un modo non capitalistico. Per la prima volta oggi siamo in grado di definire, direi da una parte di sperare, dall'altra di preconizzare, una economia che non sia capitalistica. Cioè finora noi non potevamo ipotizzare un sistema economico che non fosse capitalistico, cioè dove la priorità non fosse la valorizzazione del capitale, cioè tanto immetto nella produzione in termini di credito, di moneta e di mezzi di pagamento, in quanto ne voglio ricavare un di più. Quel di più è il profitto. Se non faccio questo, cioè se il mezzo di pagamento che mi viene fuori è di meno di quello che ho investito, sono in perdita e devo chiudere il baracca e i burattini. Questa è un'economia capitalistica. Come dimostro nel mio ultimo libro, l'economia alcalina, invece, la grande domanda di prodotti del futuro
riguarda beni e servizi immateriali, cioè riguarda la cultura, riguarda l'arte, riguarda la sanità, riguarda i servizi di cura delle persone, dell'ambiente, eccetera, eccetera, dove si potranno creare milioni e milioni di posti di lavoro, i quali però avranno hanno la caratteristica di non poter essere finanziati e gestiti in condizioni capitalistiche, cioè non assicureranno profitto, ma dovranno essere fatti. Perché? Perché la società ne ha bisogno, ne ha necessità, quindi si deve partire da una società diversa in cui viene definito il bisogno e il modo per farvi fronte attraverso il lavoro. Adesso vediamo come paghiamo questo lavoro se l'investimento è in perdita dal punto di vista capitalistico, quindi i capitalisti non lo fanno, i privati non lo fanno. Né possiamo pensare semplicisticamente di finanziarlo con le tasse, perché le tasse non sono altro che una parte di quella produzione fatta dai privati. E vedremo poi alla fine che c'è una soluzione. Adesso veniamo al problema cruciale e vi faccio questo esempio paradossale. Allora, il progetto è il seguente, visto che così vi arrabbiate ancora di più. Andiamo su un asteroide a prendere un materiale pregiato e a fare sperimentazioni importanti. Ci andiamo senza avere mezzi di pagamento. Come si fa? Allora, prima di tutto, accettate l'ipotesi che esiste questo asteroide dove stanno queste risorse importanti e pregiate, dove andiamo a fare delle sperimentazioni scientifiche che poi ci daranno dei risultati appunto importanti e che ci abbiamo ovviamente la tecnologia idonea per raggiungerlo e fare quant'altro. Come facciamo se non abbiamo un finanziamento? Riuniamo quello che ci serve, cioè ci servono gli scienziati, ci servono i tecnici, ci servono gli operai, ci servono i produttori di materie prime, in modo che integriamo tutta la filiera. E quindi dalla materia prima all'astronave, al carburante per l'astronave, quello che serve, gli scienziati, eccetera, eccetera, abbiamo sulla carta, abbiamo la squadra. E diciamo a questa gente: ti pago lo stipendio, vuoi lavorare? Sì, lo scienziato dice sì, quell'altro dice sì, mi ci metto dentro anche io, che per esempio mi do, per fare attività varie annesse e connesse con la mia professionalità, 10.000 euro al mese. Questi 10.000 euro al mese sono 3.000 di previdenza e possono non essere versati, sono figurati. Ci sarà un istituto che segna a credito o versati dallo stipendio lordo del professor Galloni 3.000 euro e ne rimangono 7.000. Allora, se io voglio i 7.000 euro sul mio conto in banca, o come si usava una volta, la busta paga, è chiaro che non ci sono, perché abbiamo detto che non li avevamo i mezzi di pagamento. Come si fa? Ho dei crediti, mi viene dato il credito, per cui io, grazie a questo credito, andrò da uno a farmi dare il vino, da uno a farmi dare il pane, da uno a farmi dare dei servizi, da un altro a farmi dare le cose. Non ho bisogno di mezzi di pagamento, perché il mio stipendio netto, al netto della previdenza, cioè i miei 7.000 euro, adesso lasciamo stare le tasse, io li posso avere, che mi piace averli in bei bigliettoni o infilati in banca, ma mi basta pure che quando devo andare al ristorante, devo andare al cinema, devo andare a mangiare, eccetera, eccetera, trovo di poter fare queste cose, perché tanto stasera a cena, più che in un ristorante, non potrò andare. Non è che siccome c'ho questa possibilità ceno 10 volte stasera e mando in rovina il sistema, cenerò una volta, ok? E quindi alla fine avrò speso in qualche modo i miei 7.000 euro. Probabilmente c'è meno spazio per il risparmio in questo modello, ma voi vedete che dagli scienziati più importanti, che saranno pagati pure di più del professor Galloni, ai lavoratori, eccetera, eccetera, che avranno un buono stipendio e via dicendo, questi lavoratori andranno a produrre l'astronave, a costruirla, a fare quello che si deve fare, in cambio di che cosa? In cambio del fatto che diranno alla famiglia: bene, stasera andiamo a mangiare la pizza perché papà lavora, non è più disoccupato,
e si vanno a, si siedono alla pizzeria e dopo quando si mangiano la pizza e quando arriva il conto dicono: oh, io c'ho questo qua, segna. E quell'altro è tutto un sistema così. Quindi teoricamente in questo tipo di questo esempio paradossale della coltivazione dell'asteroide ve lo faccio per dire che si potrebbe fare una cosa del genere anche senza avere mezzi di pagamento, ma la moneta c'è, la moneta c'è. E quindi se abbiamo capito la differenza che c'è tra moneta e mezzi di pagamento, abbiamo capito anche la differenza che c'è tra un modello non capitalistico e un modello capitalistico. Nel modello capitalistico l'obiettivo è quello di aumentare la disponibilità di mezzi di pagamento da parte di chi investe, ovvero comanda i fattori produttivi, in primis il lavoro, che in fondo, se è giusto quello che ho detto finora, è l'unico fattore produttivo, il lavoro. Capitale, se è giusto quello che ho detto, non è un fattore produttivo, può essere strumentale alla produzione, ma l'unico fattore produttivo è il lavoro, ma il lavoro in tutte le sue forme, quindi anche il lavoro imprenditivo, il lavoro organizzativo, il lavoro creativo, il lavoro direttivo, non solo il lavoro fisico, manuale, intellettuale, eccetera, eccetera. Quindi è solo il lavoro fattore produttivo. E quindi quella moneta che serve per valutare ciò di cui parliamo, perché quella sedia ha un valore, quell'altra sedia ne ha un altro, quelle luci o microfoni che sono lì, audio cosi, hanno un valore, perché se io vado, li voglio comprare devo pagare. Ma in esse è implicita la moneta che è servita per produrli. Quindi torniamo al discorso iniziale. Se l'obiettivo, ti rispondo subito, è l'informazione e non la realizzazione di mezzi di pagamento superiori al costo dell'informazione, che è un altro approccio, è chiaro che quello che conta è cominciare ad organizzarsi. Il problema, semmai, quello che diciamo da un punto di vista pratico non ho risolto, ma nemmeno da un punto di vista teorico, avendo risolto altre problematiche, è se si riesce in un progetto, come hai detto tu, di tipo cooperativo, mutualistico e appunto diciamo non capitalistico, cioè non avente la finalità di valorizzare il capitale, ma non capitalistico, avente la finalità di valorizzare il nostro lavoro, la nostra attività, la nostra creatività, si può passare da un momento, diciamo così, di piccola cosa, di riserva indiana, di vicini che collaborano per coltivare un campicello e ricavano il cibo, cioè una cosa minimale, alle grandi opere, alle grandi cose, quelle che ovviamente si decidono utili, no? Questo è il punto. Finora queste forme sono state addirittura non monetarie, cioè scambio d'uso e non valore di scambio, ma valore di uso. Oggi le tecnologie disponibili paradossalmente finiscono per avere un costo zero. Conseguentemente è la libertà, il potere, la forza, l'auto-organizzazione, la presenza dei cittadini, delle imprese, di tutti quanti che possono realizzare questo progetto. Questa progettualità però manca a livello sociale e politico, perché anche quando noi guardiamo coloro che si oppongono al sistema, vediamo che molto spesso il materiale umano del quale stiamo parlando non è molto diverso da quello di chi lo difende il sistema. Non c'è una crescita della coscienza, della consapevolezza tale da poter realizzare queste cose. Perciò ho parlato della coltivazione dell'asteroide paradossalmente, per dire una cosa che richiede astronavi, organizzazione, la NASA, eccetera. Ma la NASA potrebbe essere gestita senza mezzi monetari, come sto cercando di dire, a determinate condizioni. Non so se è stato chiaro. E quindi ritorno sul tema. Il tema
di cui ovviamente si è parlato non solo fra le righe ma anche dentro le righe, il tema della corruzione, o meglio dello spreco. Sprechi e corruzione sono stretti parenti e derivano dall'obiettivo di realizzare mezzi monetari senza lavorare. Cioè, chi è corrotto, chi è coinvolto in attività che noi chiamiamo spreco, perché vediamo che magari delle tasse, del denaro pubblico finisce in cose inutili, non utilizzate, non finibili, non finite e non finibili. Perché? Perché questi qualcuno, e qui è importante l'elemento soggettivo, vogliono realizzare appunto un guadagno, cioè un controllo su una certa quantità di mezzi di pagamento, senza lavoro, senza impegno, senza attività produttiva. Questo è il confine. Ma se capiamo che il confine è questo, la battaglia contro la corruzione e contro gli sprechi non può essere combattuta come è stato fatto finora, cioè dicendo non spendiamo, allora non facciamo, togliamo alla classe politica il potere di decidere gli investimenti pubblici, eliminiamo la moneta di Stato, che invece potrebbe essere una utile soluzione ai problemi, perché la sovranità monetaria dello Stato può essere ripresa. Lo Stato può emettere biglietti che non hanno niente a che vedere con le banconote della BCE, per fare un esempio, e quel disavanzo che si determinasse fra il progetto di spesa e le entrate tributarie potrebbe benissimo essere bilanciato nel bilancio consuntivo con l'emissione di biglietti di Stato, di monete metalliche non di pezzatura standard e di moneta elettronica di Stato, cioè accrediti sui conti dei cittadini, eccetera. Fatto entro certi limiti, che adesso qui non posso stare a dilungarmi perché il mio tempo credo sia finito, questo manda in pareggio il bilancio. Quindi il pareggio del bilancio, scusate. No, ma poi... Il problema del pareggio, il pareggio di bilancio si raggiunge aggiungendo alle tasse le emissioni monetarie dello Stato, non a debito ovviamente, non sto parlando di quelle che determinano un aumento del debito pubblico, che è un'altra cosa, adesso non c'ho tempo per fare tutta la casistica, ma questa è la soluzione. Allora adesso non so se siamo riusciti. Ripeti la formuletta di conto, che non ho capito. La formuletta di conto è questo: tasse meno spesa. Se la spesa è superiore alle tasse, dà un risultato negativo, cioè di sbilancio. Ok. Quella stesso fabbisogno, perché in questo caso non è deficit, ma è fabbisogno, io lo copro con emissione di biglietti di Stato, con emissione di moneta elettronica pubblica, con la coniazione di monete metalliche. Tutto ciò fa sì che tasse più moneta non a debito porti in pareggio una spesa che è superiore alle tasse. Questo è un bilancio assolutamente sostenibile oggi. Basta ovviamente... Perché gli stati si sono privati storicamente di questa facoltà e poi non hanno più raccontato che era possibile ripristinarla? Perché ne hanno sempre fatto un cattivo uso, perché sono andati a fare, ci hanno voluto finanziare delle guerre scriteriate che poi hanno perso, e questa moneta non aveva nessun valore, perché questi pezzi di carta, se non c'è la produzione, se non c'è l'attività produttiva, se non ci sono le cose da comprare nei negozi, nei supermercati, non valgono niente. Quando i forconi riuscirono a bloccare l'approvvigionamento dei supermercati in alcuni giorni in Sicilia ai tempi dei recenti, non c'erano più i prodotti nei banconi dei supermercati e lì i prezzi erano fuori controllo. Per quello sono intervenuti contro i forconi. Non so se è chiaro il concetto. Quando c'è il prodotto, mezzo di pagamento è un agevolatore
Ma il valore non è nella moneta, il valore era nei prodotti. Quando i forconi hanno impedito l'approvvigionamento dei banconi dei supermercati, i prezzi sono schizzati alle stelle e tu potevi avere tutti gli euro che volevi. Se non c'erano i pomodori, non c'erano i pomodori. Ma non perché in effetti i siciliani non fossero più in grado di produrre i pomodori, ma perché era stato interrotto nell'ambito del processo produttivo l'approvvigionamento al negozio. So se è stato chiaro quello che ho cercato di dirvi, poi se volete approfondire, ripeto, ci sono i miei testi e ci saranno altre occasioni.